Ciao ragazze, video dei prodotti terminati. Ho un sacco di prodotti, finalmente riesco a girare questo video e così posso cestinare tutto perché sta esplodendo il sacchettino, che è piccino, però mi piace troppo. Ve lo faccio vedere sempre lo stesso, eh. Però mi piace troppo, voglio utilizzare questo qua per i prodotti terminati. È tutto bello pieno, 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 pieno. Allora, parto subito. Allora, terminato questo detergente intimo in versione mini, se vogliamo, 100 ml, della Green Natural, che mi è piaciuto tantissimo, certificato ICEA, veramente un ottimo prodotto. Profumazione non mi ricordo, ma era molto piacevole, con una punta molto forte, cos'è? Lavanda, molto forte, sì. E c'è appunto calendula, lavanda e mirtillo, spicca molto il profumo di lavanda. Buonissimo, lascia la zona molto, molto ben detersa, molto fresca, non mi ha dato assolutamente irritazioni, veramente, veramente ottimo. Se non erro questo piccino, l'ho pagato 2,90 euro, quindi non è neanche economico perché contiamo che sono 150 ml. In genere, quando conto sono da 2,50 almeno gli altri detergenti. Però, io mi dovesse capitare di non gli fare un ordine che tratta questo marchio, sinceramente prenderò in considerazione di riacquistarlo. Molto buono. Poi, cosa abbiamo? Questo fantastico sapone, penso di una linea limitata, edizione limitata della Sien, preso al Lidl ovviamente, alla pera. Buonissimo, buonissimissimo. L'abbiamo usato veramente con tantissimo piacere, veramente molto molto buono. La pera si sentiva tantissimo, lasciava, puliva molto bene, lasciava le mani molto profumate, abbastanza morbide, e quindi per il prezzo sicuramente da ricomprare. Ho finito, ce n'è ancora un goccettino, ma non riuscivo più a prenderlo. Lo struccante bifasico di Puro Bio, che mi è piaciuto tantissimo. Purtroppo però non lo ricomprerò perché io non utilizzando mascara eco-bio biologici, uso soltanto mascara siliconici, perché sempre per la questione dei miei occhi, perché comunque io un mascara eco-bio riesco a utilizzarlo 2 mesi al massimo e poi gli occhi incominciano a bruciarmi e a darmi fastidio. E purtroppo questo non riesce a togliere il mascara siliconico, per cui non lo prendo solo per questo motivo, ma l'ho usato anche con tantissimo piacere sul viso, profumo buonissimo, molto delicato, non unge per niente. Sugli occhi me li ha bruciati qualche volta, ma perché magari me ne è caduto troppo sul dischetto e l'ho messo magari all'interno della mucosa dell'occhio, però diversamente non mi ha mai bruciato, non mi ha mai dato fastidio, buonissimo prodotto. Peccato per il prezzo, perché per quanti sono 200 ml? Sì, 200 ml, non mi ricordo cosa costa, di 15 forse, è un po' caretto, quindi non lo ricomprerò, però mi è piaciuto molto, molto, molto. Finito finalmente questo scrub per il viso della Akamuti all'arancia dolce, che avevo preso qualche tempo fa in scambio tramite il gruppo scambio. Questo qua ho 6 mesi, ma io sono andata ben oltre perché comunque ce l'avevo a casa dei miei, quindi lo usavo solo quando andavo lì. Ha iniziato ad avere un odore terribile, ce ne sarebbe ancora un cicinin, ma è veramente un odore disgustoso. Io non lo consiglio, pur lasciando la pelle molto morbida, scrubbando bene, perché ha una parte scrubbante che si sente, però lascia la pelle tremendamente unta, è disgustoso da togliere e non potevo non toglierlo se non con una spugnetta per il viso, ma che poi dovevo andare a lavare accuratamente. Chicco, che fai? Che poi dovevo andare a lavare accuratamente perché era veramente untissima. Quindi la cosa negativa era quella, sicuramente non andrò a comprarla. Patato, cosa fai? Con te. Ecco qua, è voluto intervenire anche il mio pulcino. Cosa devi far vedere tu?
Ottimus Price. Hulk. Che sarebbe Ottimus Prime. E Hulk. Ciao amici. Dai. Adesso fai fare a mamma, su. C'è pure Batman. C'è anche Batman. Mi faccio vedere come. Dai, solo Batman però. Ecco qua, guardate Batman, che forte. Dai. Ok, adesso stai qua vicino a mamma, su. Sì. Dai. Tieni. Allora, stavo dicendo, e quindi questa maschera qui di Akamuti, che non ricordo il prezzo, qua ci sono 50 ml forse, però assolutamente non... All'arancia, bravo. Però non ve lo consiglio assolutamente perché lascia la pelle untissima. Poi per carità, dai amore mio, la lascia molto profumata, molto, molto morbida. Però diciamo che questo aspetto qui è assolutamente negativo. Dai Leo, è assolutamente negativo. Poi, dopo millenni, tipo penso un anno tutto, ho finito questo shampoo delicato, non la versione però quella concentrata, ma la prima tipologia di shampoo che hanno fatto, della Bio Officina Toscana. È molto delicato, in effetti sì, lasciava il cuoio capelluto, l'ho usato quando avevo il cuoio capelluto delicato, che si squamava, che mi prudeva, molto buono. Ma non lo ricomprerò perché comunque rispetto ad altri shampoo, rispetto ad altri shampoo non è niente di particolare. Poi non costa neanche pochissimo, è vero che sono 250 ml, ma insomma... Niente di che. Poi, terminate queste salviette che ho utilizzato in ufficio, buonine, no parabene, no parabeni, no fenossi etanolo, derivati del petrolio, PEG e bla bla bla. Mi sono piaciute abbastanza. L'unica cosa negativa, mi sembra di averle pagate anche pochino. L'unica cosa negativa, dai, Leonardo. È che comunque, nonostante questa apertura figa, insomma, che tant'è il prezzo rispetto a quella tradizionale con lo scorcino, diciamo, mi si sono seccate, quindi le ultime le ho dovute buttare perché erano tutte secche. Dai, Chicco, fammi finire il video, per favore. Poi ho terminato questo scrub viso biologico esfoliante dei Provenzali. Che mi è piaciuta tantissimo. Mi sembra di averlo già di averne già parlato bene in un video dei bio preferiti, se non erro. Dicevo che forse ho già recensito, che mi è piaciuto tantissimo. È una bella cremina con un buonissimo profumo e la parte scrubbante non ce n'è tantissima. Però quel poco che c'è è molto fine e mi piace moltissimo perché comunque se pressato bene sul viso che ne ha poca di parte scrubbante, stavo dicendo, che però essendo molto sottile riusciva, si sentiva sul viso ed era piacevole. Non credo di ricomprarlo perché comunque preferisco spendere i soldi su prodotti più efficaci, cioè quindi se deve essere uno scrub preferisco che lo sia bello, bello potente. Però se lo trovo in offerta come detergente per tutti i giorni, non lo trovo affatto male, anche se non costa pochino, perché questo, se non erro, sono solo 75 ml. L'avevo trovato in offerta al gigante per 3 euro e qualcosa, 3,15 euro mi pare. Sempre della stessa linea dei Provenzali, ho finito il tonico al dolcente, la seconda confezione che compro. L'avevo preso perché mi serviva in emergenza un tonico. Ero al supermercato e l'ho trovato in offerta, anche se non ero, quindi l'ho comprato. Non è niente di che, è molto fresco, buon profumo, però ecco, non ce ne sono altri.
lo ricomprerò se appunto, come in questo caso, mi è necessario e appunto non ho altro in casa. Poi, diciamo, terminato questo blush della Benecos, il Natural Trio Blush Fall in Love, che era quello con tre striscioline. Diciamo che ce n'era, l'avevo praticamente quasi finito tutto. Mi era rimasta ancora della parte attaccata ai bordi, poi però mi si è sgretolata tutta e mi è caduta, quindi boh, ciao, volevo già assassinarlo perché sono andata comunque oltre la scadenza. Vabbè, la scadenza era 8/2016, quindi no, neanche tanto. Però era già tanto che ce l'aveva aperta, quindi... Tanto, dai, cosa fai? Ho finito questa candelotta, non so come si chiama, quella candela alta così della Yankee Candle, che ho preso giusto l'altro giorno, buonissima, alla Queen, ed è quella alla cannella. Io adoro la cannella, questa qua è buonissima, veramente buonissima. Sicuramente comprerò la tarte, o se vorrò svenarmi un giorno le candele, quelle piccole o medie, se proprio vorrò svenarmi del tutto, che se non erro quelle costano più di 20 euro la versione media. Però buonissima, mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi, finito questo bagno doccia rilassante che avevo già fatto vedere in un, mi pare, bio preferiti, Fiori di Bach di Fitrolax, mi ci è piaciuto tantissimo, anche mio marito stranamente, che lui non si pronuncia mai sui prodotti, anzi, si pronuncia solo se fanno schifo, a suo parere. Questa volta invece mi ha detto che lo ha adorato, gli è piaciuto tantissimo il profumo, che in effetti è veramente molto maschile, molto forte, molto... molto forte, molto mascolino, molto energizzante. Secondo me più che rilassante è energizzante, perché secondo me dà una bella carica, molto molto buono. Non ci ha irritato la pelle, l'abbiamo usato tutti e tre, anche il pupettolo che sentite in sottofondo, che sta qua con me, che fa appunto da musica di sottofondo, l'abbiamo usato tutti e tre con piacere. Poi finito, e mi ha anche un pochino stufato, questo solvente per smalto, solvente per smalto unghie, sì, della Sien, è tantissimo che ce l'ho, ma io mi ricordavo che era rosa, cioè ditemi voi, c'è questo qua è quello senza acetone, so che c'è la versione con acetone e senza acetone, io me lo ricordavo rosa. Boh, comunque a me non è piaciuto un cacchio sto coso qua. Ma a me non toglieva una cippa, quindi non lo so, non lo so proprio. Mi piace tantissimo la confezione, questo metodo push. Ma continuiamo con i concerti, perdonatemi. Mi piace moltissimo questa confezione così, però questa qua è un po' difettosa. Volevo tenerla per travasarci altri smaltini, ma questa è un po' difettosa, quindi niente. Proverò a prenderne un'altra confezione quando capiterò al Siena, perché magari è difettoso questo solvente qua, non lo so. Purtroppo devo buttare un ombretto in crema della Color Tattoo, il Permanent Taupe, che avevo pagato ben 10 euro, quindi mi scoccia un pochino perché si è completamente seccato, non riesco più a prenderci una cippa. Molto decantato, cioè appunto ho sempre sentito parlare benissimo, non l'ho sfruttato molto, l'ho usato molto poco, però appunto si è già seccato, vabbè. Poi devo buttare via, perché si è seccato anche questo, il mascara impeccabile di Puro Bio. Questo sono riuscita ad utilizzarlo anche per più di 2 mesi, stranamente. Però non lo ricomprerò sicuramente. Mi è piaciuto tantissimo lo scovolino, ma essendo che ha una consistenza già di base molto densa, doveva essere lavorato tantissimo tempo e io non ho tutto questo tempo da dedicare al mascara, per cui per dare un bel effetto, che alla fine lo dava molto bello alle ciglia, molto molto bello, però troppo appunto corposo e doveva essere lavorato
tanto, però un buonissimo mascara, se avete tempo, se vi piace dedicare molto tempo alle sopracciglia, questo fa un effetto veramente bello. Poi, cosa abbiamo? Allora, questa maschera, maschera viso purificante defaticante per pelli spente e impure, della linea Multivitamin A, C e della Phytorelax. Maschera molto buona, mi è piaciuta tantissimo, con 900, con 98% di ingredienti di origine naturale. Vi metterò da qualche parte l'elenco degli ingredienti. Mi pare che comunque non fosse fatto male. E mi è piaciuto tantissimo, l'avevo preso in una campagna sempre di quelle online, pagandolo tipo la metà. Molto buono, vi consiglio di provarlo. Lasciava la pelle molto morbida, purificata non lo so, perché io non sono per niente costante con l'applicazione delle maschere. Sappiamo che bisognerebbe metterle almeno una volta a settimana, io non ce la faccio una volta a settimana. Però il viso rimaneva molto... molto morbido. La cosa che ho riscontrato, ma penso che sia una mia cosa, credo di essere un po' non allergizzata, no, allergica, però magari mi irrita un pochino. Credo che sia un tipo di argilla, perché appena l'applicavo, l'aveva presa anche una mia collega e ho chiesto anche a lei se faceva lo stesso effetto, a lei no, quindi deduco che appunto sia la mia pelle un po' reattiva, ecco. Quando l'applicavo, diciamo che il minuto dopo, la mia pelle la sentivo infuocata, che mi bruciava. Poi piano piano col passare del tempo, questo effetto fastidioso andava via. Per cui niente, poi non mi lasciava neanche la pelle del viso arrossata comunque dopo, per cui buona, mi è piaciuta. Poi cos'era? Da 75 ml e il prezzo forse intorno ai 10 euro, non mi ricordo, però non male. Altro detergente intimo che avevo sempre, di cui avevo sempre sentito parlare molto bene, scusate, questo video è così. Questo detergente intimo appunto pH 3.5 con acido lattico della Omia Laboratoire, molto buono, non riesco però mai a trovarlo in offerta, e quindi quando mi capiterà sicuramente lo ricomprerò. Un po' scomodo l'erogatore, però molto buono, e tanto lo conoscerete tutte, molto buono, finalmente l'ho provato anche io. Poi, finalmente questo sapone al glicolico della Dr. Taffy, forse ve ne avevo già parlato, mi pare di sì, troppo forte sulla mia pelle, mi andava a sensibilizzare molto, nel senso a seccare, a irritare tantissimo la pelle, per cui lo usavo una volta a settimana, quando sentivo l'esigenza di andare a purificarla più in profondità, perché per purificare purificava, però appunto mi lasciava la pelle molto, molto provata, e quindi non lo comprerò certamente in versione full size. Finalmente, finito dopo millenni, credo 2 anni, anzi forse ce n'è ancora un piccino, ma la butto via, perché dopo 2 anni un prodotto bio direi che è veramente da buttare. Ma fino a qualche tempo fa l'odore era rimasto invariato, non c'era neanche la separazione dell'olio dalla parte colorata, quindi è rimasto buono, non ho niente da dire. Questa BB cream in texture leggera non mi è piaciuta, ma tantissimo è piaciuta. Io ho trovato questo come la BB cream in versione normale, troppo corpose per la mia pelle, e quindi me le andavano a ingrassare, a lucidare. Questa qua non mi dava neanche un bel effetto, cioè non mi piaceva, era come non avere niente, sentivo solo pesantezza, la sentivo sulla pelle, e per cui no, ho capito che comunque i prodotti della Sobiotic per il viso, almeno per la cosmetica, sulla mia pelle non vanno bene, quindi non la comprerò. Poi, dopo solo 2 applicazioni, mi si è seccato anche, questo è il mese dei prodotti make-up di che cestino, perché si sono seccati, questo eyeliner della Elf, che avevo comprato parecchio tempo fa, bellina la punta,
però fa un tratto assolutamente disomogeneo, terribile, vedete, non riesco a utilizzarlo, cioè già non so utilizzarlo di mio, però non serve a niente un eyeliner secco in questo modo. Poi, sì, è qua sempre la sagra del secco. Purtroppo ben tre smalti basi. Allora, qui ho due top coat, uno è questo qua di Deborah che ho utilizzato abbastanza, come vedete, quindi è anche insomma da considerare praticamente quasi finito. Però ormai è diventato super filamentoso, mi fa le bolle, mi fa le striature, cioè come top coat non serve a una mazza. Purtroppo quasi inizia, cioè è iniziato da poco, lo devo buttare perché si è già seccato questo fantastico top coat di Kiko, che era appunto con il in accoppiata nella confezione insieme a uno smalto. Anche questo stesso problema, non riesco a stenderlo, è diventato spessissimo e quindi già non so, sono una capretta a mettere lo smalto, se ci metto poi questo sopra, terribile. Mi fa durare gli smalti, sì, però poi mi fa effetto schifezzino con le striature, quindi decisamente no. Poi anche questo decisamente quasi finito. Questa base protettrice 3 in 1, quindi faceva anche rinforzo, no, era proprio una base smalto di Sephora. Non era affatto male, non mi seccava la superficie dell'unghia, molto buono. L'avevo preso, mi sembra, con un 20% di sconto, però anche questa è diventata colla. Ciao! Adesso da Kiko con i saldi, tanto non era in sconto, ho preso la base, quella nuova, la versione con il pack nuovo di questo. E boh, devo mettermi più lo smalto, così almeno non lo butto. Finito questo pacchetto, passa di là, passa di qua, Kiko. Finito questa confezione da 70 dischetti di Demacup Expert. Questi dischetti li adoro, mi piacciono tantissimo, mi piace tantissimo questa trama animato d'ape. Non si aprono, non si rovinano. C'è un altro giocattolo. Ecco, un altro giocattolo. Guardate qui che begli omini che mi fa vedere il mio Kiko. Poi, chi è questo? Il robot di Iron Man. Il robot di Iron Man. E poi? Spider-Man. Un piccolo Spider-Man. Ok. Ciao amici. Io. Dai. Mi sono fatto male. Dai. Sta qui. Lascialo lì, dai. E quindi questi qui li adoro. Sicuramente quando li troverò in offerta li voglio prendere. Dai, Leonardo. E perché hai messo quella? Poi, ultimi prodottini. Che cosa ho qui? Ho finito come profumatore di ambiente perché... Dunque, conoscerete anche tutte questa catena che si chiama Equivalenza, che è una catena spagnola, che fanno appunto profumi, traendo le essenze dei principali profumi in commercio. Ne avevo sentito parlare molto bene e quindi niente, me l'ha regalato, ne avevo parlato bene a papino e me l'ha regalato per Natale. Questo qua doveva essere rivisitazione di un profumo di Burberry, adesso non so bene quale, mi ha detto uno degli ultimi profumi di Burberry, molto buono. Molto molto buono, però sulla mia pelle non mi piaceva, cioè hanno usato un altro che ha regalato mia sorella, li trovo poi tutti molto simili, cioè si sente che sono finti, che sono insomma di bassa qualità, ecco, non so come spiegarmi, io non voglio offendere nessuno, se c'è qualcuno a cui piacciono, io uso anche profumi economici, quindi non sono fissata con il profumo di marca, anche perché non mi posso permettere di spendere tanto per i profumi, però non lo so, non,
Non mi piaceva poi sulla pelle, ecco, mi sembrava di mettermi una roba simile ad altro e quindi l'ho messo in una boccetta che ho sempre nel bagno, mi piace tantissimo come profumatore di ambiente, mi spiace però per non utilizzarlo, almeno in questo modo lo porterò a termine perché ce l'ho ancora nella boccettina. Questo qui è molto carino, lo riutilizzerò sicuramente. E niente, questo qua è comunque lo 062 se potesse interessarvi. Poi, che cosa abbiamo? Ultimi tre prodotti. Allora, un burro cacao che mi è piaciuto tantissimo, che ho preso, sì, quest'estate a luglio quando sono andata in Francia. Questo balsamo labbra della Caudalie che avevo pagato. Forse 3,50, quindi neanche pochissimo. Questo qui è anche buonissimo Inci, che vi cerco da qualche parte, comunque 99% di origine naturale, buonissimo. Mi è piaciuto veramente tanto, profumazione, effetto nutritivo, molto molto buono. Poi, butto, ma dai, perché si è seccato. Questo, guardate, puff. È uscita la mina. Questo macchitone di una vecchia, non credo che li facciano più questi macchitoni giganti della Essence. Si legge neanche più. Stays, eye pencil and shadow. No better, no matter what. Sì, shadow. Sì. Questo qua era il numero 04 Gorgeous Grey. Era molto carino come matitone. Però appunto mi si è seccato, si fa fatica. Stamattina volevo metterlo come base, ma bisogna grattarsi la palpebra per metterlo, quindi nine. E poi vi faccio vedere queste goccine di fiori australiani. Io vi rimando a un video del canale di Paola. Ciao Paola, se guardi questo video, dove c'è Paola, no, dove c'è Viola c'è Paolo e Martino di quel canale lì. Lei ha spiegato in un video benissimo appunto l'utilizzo di queste goccine, che sono appunto, è una filosofia, è una scienza, non è una scienza, comunque sono dei fiori presi dall'Australia, utilizzati per andare a sistemare, a lavorare su degli stati emotivi. Stress stop di certo non mi ha tolto lo stress, ma magari mi ha risollevato un pochino l'umore in questi ultimi mesi. Volevo fare un ordine online perché c'è una farmacia dove trovo degli ottimi sconti, ve lo scrivo qua sotto, si chiama Farmacia Loreto Gallo di Napoli, ha degli ottimi, ottimo, 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 ottimi sconti e si va a risparmiare moltissimo. Poi però purtroppo non ce l'avevano in magazzino, volevo prendere la versione self-control, che appunto dovrebbe aiutare un pochettino ad avere più autostima di se stessi, a trovarsi appunto a trovare dei lati positivi interiormente, che devo dire in questo periodo mi serve decisamente. E appunto volevo provare quello e non l'ho trovato. Boh, questi sono i prodottozzi terminati questo mese. Ho dimenticato di dirvi che questo video è sempre in collaborazione con la fantastica Eleonora. Grazie, Ele, come sempre, del canale Eleonora Bianchi. Vi lascio i riferimenti, tutti nell'info box o in qualche nuvoletta. E vi ringrazio per avermi seguito. Spero di avervi lasciato dato qualche suggerimento, qualche spunto, qualche cosa di interessante. Vi mando un bacio grande e vi ringrazio come sempre. Ciao!